Come sapete, ci troviamo di fronte a una grande emergenza, quella del riscaldamento globale. Tutti, ognuno secondo le proprie forze, le proprie competenze, la propria professione, dobbiamo impegnarci per minimizzare il cambiamento climatico. Io sono un medico, mi occupo di prevenzione, vi posso dire che ci sono alcune misure di prevenzione che fanno bene al nostro organismo e fanno bene al nostro pianeta e possono davvero fare la differenza. Una di queste, la più importante, è l'alimentazione. Noi sappiamo da alcuni anni che mangiare troppa carne rossa è dannoso per il nostro organismo. Aumenta di un buon 20% la mortalità per tumori, infarto e tutte le malattie cardiovascolari. Sappiamo anche che gli allevamenti intensivi di bovini, che servono appunto per produrre quella carne rossa di cui abusiamo, sono la fonte principale di inquinamento ambientale. Pensate che considerando tutta la catena alimentare, dall'allevamento dei bovini appunto, alla produzione dei cereali che vengono dati loro in pasto, alla deforestazione che ha lo scopo di creare pascoli e terreno agricolo per la produzione di questi cereali, gli allevamenti intensivi sono responsabili di oltre il 50% dei gas serra. E non solo, produrre un chilo di carne rossa ci costa dai 40.000 ai 110.000 litri di acqua dolce. Se tutti diventassimo vegetariani, sostituendo quindi alle proteine animali quelle vegetali, contemporaneamente ridurremmo la nostra mortalità per tumori e per infarto del 20% e raggiungeremmo il 50% degli obiettivi degli accordi di Parigi per contenere il cambiamento climatico entro 1,5 gradi. E non solo. È stato stimato che una dieta che contenga il 50% in meno di carne rossa e il 100% in più di legumi, frutta, verdura, frutta secca, cereali, è l'unica dieta che, se adottata a livello globale, consentirebbe di sfamare 10 miliardi di persone nel 2050 in modo sostenibile, vincendo la piaga della fame nel mondo e le malattie legate a obesità, diabete e così via. Non possiamo mangiare come se non ci fosse un domani, pensateci. La natura che sta scomparendo ci offre la chiave per la sua e per la nostra salvezza. Come dice Safran Foer, noi siamo il diluvio e noi siamo l'arca. Noi ci stiamo affossando, ma noi possiamo decidere di salvarci. A noi la scelta, rifletteteci. Arrivederci.